Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Lei è la voce di Lady Isabel, Pollyanna, Joe, Evelyn. Ospite a Battiti Animati, Dania Cericola. Battiti Animati su Voci.fm. Battiti Animati con Stefania Dall'Io. Benvenuta Dania, che emozione averti qui, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Stefania, ciao a tutti gli ascoltatori di Voci FM, è un piacere stare qui con voi e fare quattro chiacchiere su questo splendido lavoro che io amo tanto tanto tanto, cioè quello del doppiaggio e della direzione del doppiaggio. Dania, sono trascorsi tantissimi anni dal tuo primo turno in sala di doppiaggio e soprattutto dall'inizio del tuo lunghissimo percorso. Qual è stata la tua formazione, la scoperta di questa passione per questo lavoro e come ti sei avvicinata al mondo del doppiaggio? Vedi Stefania, devo dire che questa passione io ce l'ho forse dalla nascita, è nel mio DNA. Io da piccolina sognavo di fare la ballerina, poi si è materializzato il desiderio di essere un'attrice. L'ho sognato per tanto tanto tempo. Io seguivo tutti gli sceneggiati, le commedie che una volta la Rai trasmetteva ed erano veramente meravigliose, cosa che io adesso vado a rivedere. E durante il percorso del liceo artistico che io ho frequentato, parallelamente ho fatto la scuola di teatro al Teatro Stabile delle Erbe, che purtroppo non c'è più qui a Milano, e quindi ho imparato, diciamo, le basi di questo meraviglioso mestiere. Poi nel 78 sono approdata in Rai Radio e ho cominciato a registrare degli sceneggiati radiofonici, altra cosa molto bella che non esiste quasi più, e lì ho conosciuto quello che poi sarebbe stato il mio primo datore di lavoro e, diciamo, insegnante per quanto riguarda il doppiaggio, il meraviglioso Chip Barcellini, che mi ha fatto veramente da insegnante, mi ha insegnato l'arte del doppiaggio, come stare in studio. È stato veramente un'esperienza meravigliosa e da lì ho imparato e da lì è cominciato il mio percorso. Dania, sono innumerevoli le protagoniste femminili che hai doppiato nelle serie anime giapponesi, ne hai una alle quali ti senti particolarmente affezionata? Che dire Stefania, io sono un po' affezionata a tutti i miei personaggi, appartengono a tante parti della mia vita. Sì, certo, Pollyanna ce l'ho nel cuore, è stata veramente una bellissima esperienza, un cartone animato molto profondo. Poi vabbè, certo, Lady Isabel, Evelyn, Joe di Piccole Donne, guarda, ce ne sono stati tantissimi, e tu pensa in quanti personaggi ho doppiato in tutti questi anni, e sono un po' tutti nel mio cuore perché fanno parte della mia vita, fanno parte del mio percorso e sono un po' affezionata a tutti, devo dire la verità. Oltre ai personaggi dei cartoni animati, tu hai dato voce ad attrici famosissime, sei stata anche annunciatrice, speaker pubblicitaria e molto altro. Ci puoi raccontare qualche aneddoto? Sì, tutte le esperienze lavorative sono importanti. Sì, ho fatto anche l'annunciatrice ad Antenna Nord, che subito dopo è diventata Italia 1. E poi sì, ho fatto Fresco Fresco, ho presentato Fresco Fresco in Rai nel 1981, poi ho fatto un po' di commedie, sai, in Rai c'erano appunto le commedie musicali, ho fatto Mamzelle Nitouche, una suorina, cioè tutte le esperienze sono importantissime per darti una formazione, per darti il coraggio di affrontare questo lavoro che non è assolutamente semplice, però appunto devi imparare e imparare molto dai professionisti che ti stanno intorno, e proprio devi assorbire la loro esperienza e la loro bravura e farla tua, e ovviamente non copiando, ma farla tua, cioè tu da questo poi devi tirare fuori quello che c'è dentro di te e vibrare con le tue corde. Tu consiglieresti a chi ci ascolta di fare teatro? Sì, a dire la verità, consiglierei un po' a tutti di fare un corso di teatro, perché ti aiuta a sciogliere un po' di problematiche, ad essere meno timidi, a tirare fuori dei sentimenti, è molto molto utile. Il consiglio che posso dare ai giovani che vogliono intraprendere questa carriera è quella di fare una scuola di teatro e arrivare alla scuola di doppiaggio già con una base molto forte. Grazie infinito
infinitamente, cara Dania. Grazie infinite, Stefania, per questa bellissima intervista, e voglio mandare un saluto a te, ovviamente, e a tutti gli ascoltatori che hanno avuto il piacere di rimanere con noi, e mando un enorme abbraccio a tutti. Ciao da Dania Cericola, un bacio. News dal mondo della voce, radio, doppiaggio. Voci.fm, il magazine.